Ciao! In questo video tutorial vi mostrerò le scale diatoniche maggiori e minori nelle 12 tonalità. Impareremo insieme a costruirle, scrivendole e leggendole nel pentagramma, oltre che suonarle sul nostro pianoforte. Utilizzerò il software che molti di voi, o meglio, chi mi segue avrà già visto nei miei video tutorial, dove permette di evidenziare il tasto che schiaccio nella tastiera, oltre che a visualizzare la nota sul pentagramma. Quindi sarà una visione molto facile, divertente e veloce nell'apprendimento. Prima di iniziare, però, vi chiedo una cortesia, se potete. Per realizzare questi video ci vuole tanto tempo, dedizione, ma soprattutto passione, oltre che competenza della materia. Se potete, condividete pure i miei video tutorial e i miei video in cui suono, oltre che seguire il mio canale se non l'avete ancora fatto. Commentate anche con critiche costruttive che permettono a mia volta di migliorare, quindi ve ne sarei molto grato. Ora iniziamo subito con il tutorial e con il cambio inquadratura. Seguitemi. Ed eccoci qua. Io partirei subito con una scala diatonica maggiore modello che è quella di Do maggiore. La prendiamo come modello perché è l'unica scala maggiore diatonica che non ha i tasti neri, quindi non ha alterazioni in chiave. È una scala che per eseguirla ci basterà, fare altro che suonare un tasto vicino all'altro. Vedete? Sono tutti molto vicini, appunto in scala. La scala vuol dire questo, una certa distribuzione uno a fianco all'altro, come la scala che si fa per entrare magari in casa, chi abita dopo il primo piano e non a pian terreno. E così anche nella musica, è una sequenza di cose, di distanze ben strutturate. Quindi la scala di Do maggiore possiamo semplicemente dire che è una scala composta dal Do, dal Re, dal Mi, dal Fa, dal Sol, dal La, dal Si e poi di nuovo Do, che è identico al primo ma di un'ottava più alta, che dà senso di conclusione, è la tonica, si chiama anche così. Ora, a primo impatto diremo che i tasti sono proprio uno vicino all'altro in un ugual modo. Ma se andiamo ad analizzarla più da vicino, quindi a costruirla, osserviamo una cosa molto interessante, che tra il Do e il Re c'è una determinata distanza. Tra il Re e il Mi c'è la stessa distanza che abbiamo tra il Do e il Re, ma tra il Mi e il Fa non c'è la stessa distanza. Come mai dico ciò? Andiamo a vedere. Tra il Do e il Re io sto saltando in realtà un tasto, che è il tasto nero. Quindi è una distanza grande, possiamo definirla grande, dopo gli attribuiamo proprio il suo vero e specifico nome. Tra il Re e il Mi c'è un'altra distanza che è la stessa, perché stiamo saltando un tasto nero in mezzo, appunto il Re diesis o il Mi bemolle, che è questo tasto nero ha questi due nomi, no? Però tra il Mi e il Fa non stiamo saltando un bel tasto, quindi non abbiamo tasti neri in mezzo. Possiamo dare un nome a queste distanze che sono diverse. Attenzione, prima che diamo il nome, andiamo a vedere anche le altre distanze, no? Che noi chiamiamo nella musica intervalli. Gli intervalli sono delle distanze tra un suono e l'altro. Tra il Fa e il Sol abbiamo un intervallo grande, adesso chiamiamolo così per non confonderci. Tra il Sol e La abbiamo un altro intervallo grande perché stiamo saltando il tasto nero, no? Tra La e Si un altro intervallo grande, stiamo ancora saltando il tasto nero, ma tra il Si e il Do abbiamo un intervallo piccolo perché non stiamo saltando il tasto, proprio come non lo stavamo saltando tra il Mi e il Fa. Quindi abbiamo visto, a primo impatto, per costruirlo in maniera semplice, che la scala è composta da intervalli, cioè più o meno vicini, e con intervalli grandi e intervalli piccoli. Ora diamo nome agli intervalli grandi, che chiamiamo intervallo di tono, quando noi stiamo volgarmente parlando, perché questo nei libri teorici non è che dici stiamo saltando un tasto. Un intervallo di tono, la regola che troverete è un intervallo più grande tra due gradi congiunti, questa è la formuletta. Un intervallo di semitono è l'intervallo più piccolo tra due gradi congiunti. Quindi avremo, tornando a noi, un intervallo di tono tra il Do e il Re, un altro intervallo di tono perché è grande tra il Re e il Mi, un intervallo di semitono, chiamiamo l'intervallo di semitono un intervallo più piccolo,
cioè la metà di un tono, il semitono, possiamo dividerlo così. Un intervallo di tono è formato da due intervalli di semitono. Quindi abbiamo un intervallo di semitono, appunto, tal mi e il fa, un intervallo di tono tal fa il sol, ecco qui, tal fa il sol, poi un intervallo di tono tal sol la, un altro intervallo di tono tal la il si e un intervallo di semitono tal si e il do. Ora, la formuletta, raggruppiamo tutti questi intervalli, possiamo dire che una scala, qualsiasi scala di maggiore diatonica, è formata da questa successione di gradi, o meglio, successione di intervalli di tono e di semitono. Andiamo a vederli, quindi avremo due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Ricordatevi questa formula e voi sarete in grado di costruire schematicamente qualsiasi scala diatonica maggiore. Quindi, ripetiamo, due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Spero che questa spiegazione sia stata abbastanza chiara. Nel caso in cui non sono stato chiaro o volete darmi conferma della chiarezza, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, è molto importante il vostro feedback, perché mi permette a mia volta di capire come porvi anche voi, che siete un pubblico vasto, c'è chi queste cose le dà già per scontato e chi invece sono nuove e magari potrebbe fare difficoltà nell'apprendimento, avere delle difficoltà, insomma. Quindi, ricordatevi la formula, due toni, un semitono, tre toni, un semitono, oppure più corretta è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. E voi potete costruire da qualsiasi parte della tastiera in cui partite qualsiasi scala maggiore, ma dopo, man mano, l'andremo a vedere e a scrivere sul pentagramma. Ora, andiamo a vedere come suonava questa scala. Ora abbiamo capito come costruirla, ma andiamo a vedere come suonarla. Abbiamo 5 dita per mano, ma le note sono 8, o meglio, sono 7, 8 con l'aggiunta dell'ottava, che è uguale alla prima nota, ma di posizione più acuta, di 8 suoni. E dobbiamo usufruire di una cosa che si chiama giro del pollice. Do, re, mi, giro del pollice, metto il pollice sul fa, sol, la, si, e concludo con il quinto dito sul do. Quindi le diteggiature saranno 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, 4, 5. In linea generale quasi tutte le scale avranno queste diteggiature, a parte qualcuna che saremo obbligati a partire col secondo dito o col terzo o girare dopo il quarto magari, dopo andremo a vederle ad una. Ovviamente la spiegazione più lunga ce l'ha questa scala modello, che vi serve poi per applicare questi concetti sulle altre tonalità. Ovviamente dopo questa parte del video tutorial sarà molto più veloce, non ci soffermeremo 20 minuti su una singola scala, se no sarebbe un video lunghissimo, però queste regole anche delle diteggiature e degli intervalli non verranno più rispiegate nelle successive scale, ma faremo una carrellata molto più veloce, molto più chiara dopo, quando avete appreso la formuletta e tutte queste regole per questa scala modello di do maggiore. Ora, queste erano le diteggiature della mano destra, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. La mano sinistra, avendo il pollice opponibile verso l'interno, avrà delle diteggiature diverse. Partiremo non più col primo dito, ma col quinto, e avremo queste diteggiature 5, 4, 3, 2, 1. Non abbiamo più dita per salire, dove siamo obbligati a fare un giro del pollice e a mettere il terzo dito sul La, Si, Do, per concludere sempre col primo dito. Quindi 5, 4, 3, 2, 1, giro del pollice, 3, 2, 1. Mani unite. Ecco qui che abbiamo formato la nostra scala di Do maggiore. Diatonica, mi raccomando. In modo ascendente, si chiama così quando noi stiamo salendo verso destra, nei suoni sempre più acuti. Poi esiste anche il modo discendente, quindi si parte dal Do alto e si scende giù, a retroso. Le diteggiature saranno le stesse, ma discendendo, quindi avremo con la mano destra un 5, 4, 3, 2, 1, non abbiamo più dita, siamo obbligati a girare, mettere il terzo dito sul Mi, Re, Do. Ok, ora andiamo a scriverla e a leggerla sul pentagramma. Vado con il cambio in quadratura per mostrarvi in modo più dettagliato la lavagnetta pentagrammata.
Ed ecco la nostra lavagnetta, scusatemi per la calligrafia che come meglio posso, cerco di essere più chiaro possibile, comunque questa è una chiave di violino, sta a indicare, ho detto anche chiave di sol, sta a indicare che il sol si trova sul secondo rigo. Ho fatto dei video tutorial specifici per leggere bene lo spartito e la partitura, sia in chiave di violino che in chiave di basso. Vi invito a visitare, il mio canale nella sezione video tutorial e trovare, questi video specifici dove vi spiego come leggere la partitura e scrivere lo spartito sia in chiave di violino che in chiave di basso. Se poi volete altri video più dettagliati, fatemi sempre sapere sotto nei commenti, mi raccomando. Allora, io partirei con il Do a individuare dove è il Do. Il Do si scrive in questa maniera, utilizzando questo Do centrale, scala di Do appunto, si scrive partendo dal Do centrale, utilizzando un taglio addizionale, quindi una nota vuota da 4 quarti, il valore è quello, col suo taglio addizionale. Come si scrive? Semplicemente scrivendo pallini su pallini, salendo di volta in volta tra le righe e tra gli spazi, fino ad arrivare all'altro Do nel nostro caso. Nulla ci vieta di proseguire nella nostra scala, seguire Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sempre sono quelle le note, si possono ripetere per più ottave. È interessante questa cosa. Questa scrittura è un Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do, è nella maniera ascendente, perché noi stiamo salendo. Si scrive in maniera discendente, discendendo da questo Do a retroso, Fa e così via. Ora non c'è più spazio, dovrei andare da capo a capo, però penso che sia abbastanza chiara sta cosa. Quindi fino a qui ascendente, da qui in poi discendente. E in ordine. Tutte le scale verranno segnate in questa maniera qua. Ora siamo in chiave di violino, quindi questa potrebbe riguardare la mano destra e qua in basso potremmo anche segnarci una nostra bella chiave di basso e partire in questo caso dal Do che si scrive qua sul secondo spazio. Avremo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e di nuovo il Do che scriveremo col taglio addizionale. Attenzione che questo Do è uguale a questo, eh. Cioè è lo stesso Do, solo che quando arriveremo qua nel suonarlo con la mano sinistra non andremo a incastrarci con le mani, perché tempo che siamo qua con la mano destra saremo qui, quindi al Do alto, quindi non andremo a incasinarci, insomma, a suonare lo stesso tasto con due dita di due mani diverse. E niente, anche qua motoretto ascendente e poi avremo il motoretto discendente. Scendendo da questo Do, scendo sul Si e così via. La, Sol, ora non c'è spazio, però penso che anche come scrittura sia abbastanza chiara. Ora, questo esempio della scrittura ve l'ho fatto per la scala modello di Do maggiore, non sto lì a scrivervi tutte le scale di volta in volta. Anche lì, se me lo chiedete, farò dei video specifici su questo argomento. È giusto un riferimento per darvi un'idea di come andare anche a scrivere le scale. Ovviamente le potrete trovare scritte sia utilizzando note da 4 quarti che da quarti. Adesso sta anche finendo l'inchiostro di questa penna. Comunque, a quarti, a 2 quarti, a quarti, a ottavi, a sedicesimi, a trentaduesimi e così via. L'importante sono le posizioni dei vari pallini e le alterazioni che avremo in chiave. In certe scale, ad esempio quella di Sol, avremo il Fa diesis e nel Fa diesis sarà segnato qui. Nella chiave avremo questo simbolino, scritto anche meglio di così, però che indica appunto che c'è il Fa diesis, una costante durante l'esecuzione della nostra scala, ma adesso a breve andremo a vederla, a suonarla più che a scriverla. Però vi indico già che certe scale avranno delle alterazioni. Tutte le altre scale, a parte quella di Do e quella di La minore naturale, avremo delle alterazioni in chiave, scritte proprio vicino alla chiave. La chiave in questo caso si dice armata di più alterazioni, che potrebbero essere bemolli come diesis. Ma man mano andremo a vederlo proprio a livello esecutivo e teorico e pratico. Quindi passiamo ora sulla prossima scala che sarà la sua relativa minore, la scala di La minore. Ecco perché ho parlato di relativa minore? Perché si rifà anche un po' alla sua sorella maggiore. Possiamo definire che ogni scala maggiore
ha una sua relativa minore, o meglio, ne ha tre di forme di relative minori nelle scale diatoniche. Le tre forme sono, ricordatevelo bene, poi lo ripetiamo di volta in volta, minore naturale, minore melodica e minore armonica. Adesso le andremo a vedere tutte e tre. Quindi una scala di Do maggiore che abbiamo appena imparato e costruito ha queste tre scale relative minori. Partiamo dalla prima, che la chiamiamo scala di La minore naturale. È quella scala che ha le stesse identiche note della sua relativa maggiore, cioè di Do maggiore in questo caso. Ora applicheremo, costruiremo la formula che applicheremo su tutte le scale minori nelle 12 tonalità. E andiamo a vederla da vicino. E non è nient'altro che una scala identica a quella di Do, però partendo dal La. Questo fa sì che otteniamo delle distanze, degli intervalli nella distribuzione in maniera diversa dalla sua relativa maggiore. Andiamo a vederla proprio, a eseguirla. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ecco qui che abbiamo ottenuto una scala con tutti i tasti bianchi, proprio come lo era quella di Do. Però la sua distribuzione, la sua sequenza di intervalli di tono e di semitono cambia. Andiamo a vedere come. E tal La e il Si abbiamo un tono, proprio come ce l'avevamo nella relativa maggiore di Do. Ma tal Si e il Do abbiamo un semitono, e questo non avveniva nella relativa maggiore, perché avevamo un altro tono nella relativa maggiore. Quindi avremo un tono, un semitono, un tono, un tono, un semitono, un tono, un tono. Questa è la sua sequenza ascendente di intervalli di tono e di semitono. Con questa formula possiamo applicarla su tutte le scale minori naturali diatoniche. Attenzione che è una regola che possiamo applicarla partendo da qualsiasi tasto della tastiera e andremo così facendo a costruire qualsiasi scala minore naturale. Vi ricordo quindi la sequenza che sarà tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, ovvero un tono, un semitono, due toni, un semitono, due toni a salire. Al contrario, seguendo indietro nei nostri passi, sarà questa la sequenza degli intervalli di tono e semitono in maniera discendente. Quindi avremo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono e tono in maniera discendente, sia per quanto riguarda la mano sinistra che la mano destra, entrambe le mani. Ecco, così facendo, che abbiamo appena costruito la scala di La minore, cioè la relativa scala minore di Do maggiore. E è una scala che ha le stesse identiche note, come abbiamo potuto notare, della relativa maggiore, quindi tutti i tasti bianchi. Anche questa scala la prenderemo come modello per strutturare tutte le altre scale minori naturali. Ora, da questa scala, eseguiamo anche con le stesse identiche diteggiature, tra l'altro, di quella di Do maggiore, non sto più qui a indicarvele, sia per la mano sinistra che la mano destra, e andremo ora a costruire le altre due scale che ci rimangono, dalle tre scale minori. La scala minore di La melodica. Andiamo a vedere quella melodica, come è costruita questa scala. È una scala, questa volta, identica alla scala minore naturale, fate attenzione a questi dettagli, quindi identica, ma avrà il sesto e il settimo grado o suono alterato di un semitono ascendente quando noi andiamo a salire su questa scala. Quindi quando la eseguiamo in maniera ascendente, cioè saliamo di tasto in tasto in maniera sempre più acuta, andremo ad alzare il sesto, quindi diventerà il Fa che era naturale, diventerà un diesis, e il settimo grado che era naturale diventerà un diesis, quindi il Fa sarà diesis e il Sol sarà diesis. Questo avviene però, fate attenzione, solo quando andrete ad eseguirla in maniera ascendente, cioè quando voi salirete. Quando andrete ad eseguirla in maniera discendente, annulla questo effetto, quindi cambia la sua forma e la sua formula.
e la sua sequenza di intervalli di tono e di semitono. Andiamo a vederli da vicino. A salire avremo un tono, un semitono, un tono, un tono, un tono, un tono, quindi quattro toni e un semitono. A scendere invece avremo un tono, un tono, un semitono, un tono, un tono, un tono, un semitono, scusate, e un tono finale. Questa è la sua formula ascendente e discendente. Quindi possiamo definire questa scala che cambia forma nell'ascendere e nel discendere. È una formula che ottiene il sesto e il settimo grado, che sarebbe suono della scala, ascendente di un semitono quando si sale e discende di un semitono quando si scende nel suonarla. Quindi avrà semplicemente il fa diesis e il sol diesis. In parole povere, è una scala composta da la, si, do, re, mi, fa diesis, sol diesis e la nel salire. Invece la, sol, fa, mi, re, do, si, la nel discendere. Stessa cosa avviene con la mano sinistra. E così facendo abbiamo visto da più punti di vista diversi come costruire questa scala di la minore melodica. Fate attenzione con i nomi. Quella precedente era la scala minore di la naturale, scala di la minore naturale, e aveva le stesse identiche note della sua relativa maggiore, quindi tutti i tasti bianchi, sia a salire che a scendere. Questa che vi ho appena mostrato è la scala di la minore melodica, che avrà il sesto e il settimo grado alterato di un semitono ascendente nel salire, annulla l'effetto nel discendere. Queste regole valgono per tutte le scale minori, che sia di la, di sol, di fa, di più ne ha più ne metta. Poi la terza scala che andremo a vedere è quella armonica, detta anche quella araba, perché ha delle sonorità arabeggianti. Come è composta questa scala di la minore armonica? Andiamo a vederla da vicino. È una scala composta da la, si, do, re, mi, fa. Finora è tutto uguale a una minore naturale. E ora avrà il settimo grado che sale di un semitono ascendente e crea questo suono un po' arabeggiante. Sentite se mi soffermo su queste tre note, anzi quattro. Ha dell'arabeggiante questo suono. La formula è la seguente. È una scala identica alla scala minore naturale, ma che ha solo, e dico, sottolineo solo, il settimo grado ascendente di un semitono. Quindi, in questo caso, del La avrà il Sol diesis come costante, sia quando la vado a eseguire in modo ascendente che in modo discendente. È una scala quindi composta da La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, La, e poi scendo giù con le stesse identiche note. A differenza di quella melodica che andavo a annullare l'effetto, questo si mantiene sia quando la suoniamo in maniera ascendente che in maniera discendente. Stessa cosa faccio con la mano sinistra. Le diteggiature sono identiche a quelle di Do, a quelle di altre, di La minore naturale, di La minore melodica e appunto di questa di La minore armonica. Spero che queste tre scale siano state spiegate in maniera chiara e dettagliata, in modo tale che vi renda facile poi l'esecuzione, capirle e, perché no, anche scriverle. Quindi riformuliamo le tre scale. Di questa non vi ho mostrato la sequenza di toni e semitoni, la andiamo a vedere subito. La scala minore di La, o qualsiasi scala minore di La armonica, è composta da un tono, un semitono, un tono, un tono, un semitono, un tono e mezzo e un semitono. Abbiamo un tono e mezzo, questo intervallo parecchio grande, un tono e mezzo, quindi è un bel intervallo, perché dal fa dobbiamo andare al sol diesis. Se salivamo di un tono andavamo sul sol, ma un tono e mezzo, sol diesis. E poi al discendere avremo un semitono, un tono e mezzo, semitono, tono, tono, semitono, tono. Questa è la sua composizione, la sua formula, la sua regoletta per
costruire qualsiasi scala minore armonica seguendo gli intervalli di tono e di semitono. Ok, spero che anche questo sia stato molto chiaro. Vi ricordo ogni volta di farmi sapere nei commenti e di skippare anche, perché no, se questi argomenti li sapete già, guardatevi anche un altro video tutorial o andate avanti nello stesso video che affronteremo tutte le 12 scale. Per il momento ci siamo soffermati un bel po' di più su queste scale modello, che è quella di Do maggiore e queste tre scale relative minori. Ma da adesso in avanti andremo veloce a costruirle, le suonerò, non vi spiegherò più e non vi dovrò più spiegare la formula per costruirle di tono, di semitono o come scriverle, eccetera, eccetera. Le diteggiature le vedrete direttamente mentre suono. Quindi da questo momento in poi vi farò in modo che potete skippare anche questa parte, andrete a vedere tutte le scale in sequenza in maniera molto più rapida e veloce. Ok, grazie ancora per la visione se siete arrivati fino a questo punto e per la pazienza. Andiamo avanti con la prossima scala. Ecco, se siete arrivati fino a questa parte del video, a me rende onore, vuol dire anche che vi fa piacere l'argomento, che siete davvero interessanti, nonostante mi rendo conto che l'argomento che sto trattando potrebbe risultare pesante, articolato, perché parlare delle scale in un unico video non è semplicissimo, infatti non è da tutti che l'hanno realizzato un video di questo tipo e non ho trovato video nella quale sono entrati a spiegare nello specifico scala per scala come costruirla. Ho voluto usare anche un pochettino nella realizzazione di questo video. Comunque, da adesso in poi prometto che sarò più veloce, però mi devo rifare a un concetto che a un argomento che si chiama il circolo delle quinte, quindi vi spiegherò le scale utilizzando il circolo delle quinte. Questo circolo delle quinte permette di aprire un altro argomento, se anch'esso molto articolato. Vorrei però spiegarvelo in un video a parte, perché davvero risulterebbe troppo impegnativo l'ascolto di un tutorial di questo tipo. Se siete interessati anche ad apprendere a capire come realizzare che cos'è anche il circolo delle quinte, potete farlo scrivendovi via mail all'indirizzo pianistagabriele@yahoo.it oppure sempre sotto tramite i commenti. Mi potete trovare anche sui social network come Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, appunto, dove vedete caricato questo video. Oppure cercare il Circolo delle Quinte su YouTube e vedrete lo stesso argomento trattato da altri miei colleghi. Quindi non è un invito, solo io tratto l'argomento sul Circolo delle Quinte. Per carità, ce ne sono veramente tanti di video anche in inglese dove lo trattano e lo trattano anche bene. Quindi fatemi sapere che io magari ve lo pongo in maniera un po' diversa dagli altri. Cerco di dare delle nozioni sempre ricche ma diverse dai classici video che potete trovare sul web. Però l'argomento è quello, che lo ascoltate da un altro insegnante piuttosto che lo ascoltate da me, va bene ugualmente. Magari io vi do questa informazione, ve la pongo in maniera diversa rispetto ad altri insegnanti. Tutto qui. Comunque, ora passiamo subito con le prossime scale, seguendo appunto questo circolo delle quinte. Vai col cambio inquadratura. Grazie ancora per la visione se siete arrivati fino a questo punto. Ecco, la successiva scala che vi andrò a spiegare sarà proprio quella di Sol maggiore. Perché non quella di Re che è vicina al Do? Perché utilizzerò, come ho anticipato poco fa nel video, il circolo delle quinte, che salirò di una quinta, cioè di 5 suoni dal Do. E otterrò quindi appunto una scala che partirà dal Sol. Questa scala si chiama appunto scala di Sol maggiore, utilizzando gli stessi intervalli di tono e di semitono della sua precedente scala di Do. Avremo così facendo una scala con le stesse identiche note della scala di Do maggiore, quindi una scala con tutti i tasti bianchi, ma con una piccola variazione. Sul settimo grado, che dovrebbe essere un Fa, se manteniamo le stesse note del Do maggiore, il settimo grado invece sarà alterato di un semitono ascendente, cioè cosa vuol dire? Sarà un Fa diesis, quindi saliremo di un semitono. Quindi il Fa non sarà naturale, cioè non sarà sul tasto bianco, ma sarà sul tasto nero. Quindi possiamo dire che la scala di Sol maggiore è costruita e composta da questi suoni: Sol, La,
si, do, re, mi, fa diesis, settimo grado alterato di un semitono ascendente, e di nuovo concludiamo con un sol. All'incontrario, nel discendere, avremo le stesse note a retroso. Quindi sol, fa diesis, mi, re, do, si, la, sol. Questa era la scala di sol maggiore. Andiamo avanti, ora da questa parte in poi nel video eseguiremo tutte le scale in tonalità maggiore utilizzando prima i diesis e poi i bemolli. Saliamo di nuovo dal sol utilizzando il circolo delle quinte. Arriviamo sul re. La scala che vi spiegherò ora è la scala di re maggiore. La scala di re maggiore non sarà nient'altro che una scala identica alla sua precedente, che è quella di sol. La scala di sol aveva il fa diesis e anche questa avrà il fa diesis, ma con una piccola variante. Andremo di volta in volta ad aggiungere il semitono, o ad alterare, meglio dire, ad alterare il settimo grado di un semitono ascendente. Cosa vuol dire? Che noi, quando suoniamo la nostra scala, che è identica a quella precedente, il settimo grado, che doveva essere il do naturale, sarà diesis perché è alterato di un semitono ascendente. Quindi la scala di re maggiore sarà composta dalle seguenti note: re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re. A discendere stesse identiche note a retroso, quindi re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re. Ok? Questa è la scala di re maggiore. Andiamo avanti, saliamo di un'altra quinta, arriviamo su La, andiamo ora a costruire la scala di La maggiore, non La minore, quella l'avevamo vista prima. La maggiore sarà una scala sempre identica alla precedente, quindi avrà il Fa diesis e il Do diesis, perché quella precedente aveva il Fa diesis e il Do diesis, appunto quella di Re. Però alteriamo di un semitono ascendente sempre il settimo grado. La regola non cambia, è sempre la stessa. Quindi La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis. Eccolo qui il settimo grado, che doveva essere Sol, sarà un Sol diesis. E La, quindi La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis e La. All'incontrario, nel discendere, saranno le stesse note. La, sol diesis, si, fa diesis, mi, re, do diesis, si e la. Questa era la scala di la maggiore. Ripetiamo che avrà questa scala il do diesis preso in prestito dal re, fa diesis preso in prestito dalla scala di sol, e il sol diesis, che è il settimo grado alterato di un semitono ascendente, proprio che si distingue dalle altre proprio in questa scala. Quindi tre diesis in chiave. Andiamo avanti. Dopo la scala di La maggiore saliamo sempre di una quinta, cioè di cinque suoni, e andremo a costruire questa volta la scala di Mi maggiore. Una scala di Mi maggiore, ormai la formuletta l'avete capita, sarà una scala identica a tutta la precedente, quindi avrà il Fa diesis, il Sol diesis, il La, il Si, il Do diesis, e aggiunge, o meglio, altera il settimo grado di un semitono ascendente, quindi il Re diesis, il Re che doveva essere naturale, se fosse stato uguale a quella precedente, sarà Re diesis, quindi 4 diesis in chiave. Andiamo a suonarla meglio. Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis e Mi. Questa era la scala di Mi maggiore. E all'incontrario, appunto, sarà Mi, Re diesis, Do diesis, Si, La, Sol diesis, Fa diesis, Mi. Queste sono le note della scala di Mi maggiore in modo discendente. Ok? Andiamo avanti. Ora abbiamo una scala di 4 diesis, quindi avremo una scala di 5 diesis, perché se ne aggiungiamo uno di volta in volta, costruiremo una scala con ben 5 diesis, quindi tutti i tasti neri che abbiamo nella nostra scala, nella nostra tastiera. Saliremo quindi di una quinta dal Mi e andremo a trovare la scala di Si maggiore. Una scala composta da
Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, questo è il settimo grado alterato di un semitono, e Si. Eccola qui. Si, La diesis, Sol diesis, Fa diesis, Mi, Re diesis, Do diesis, Si, alla maniera discendente. Ok? Questa era la scala di Si maggiore. Ora, andiamo avanti. Andando avanti dobbiamo aggiungere un diesis, ma i tasti neri sono finiti, Quindi succede una cosa particolare ora, vediamo. Salendo di una quinta, andremo a finire sul Fa diesis. La nuova scala che impareremo e costruiremo sarà la scala di Fa diesis. Sarà una scala identica a quella di Si, la regola è sempre quella, non cambia mai. Però il settimo grado, che era Mi nel Si, sarà alterato di un semitono. Ed ecco qui che questa è particolare, facciamo attenzione. Questa scala di Fa diesis maggiore è una scala che ha il Mi diesis e quindi va a finire sul Fa, che in realtà lo chiamiamo, non possiamo chiamarlo Fa, perché noi il Fa ce l'abbiamo già, ma è diesis, quindi lo chiameremo Mi diesis. Questo qui, che è me lo indica il programma come un Fa, in questo caso non è un Fa, è un Mi diesis, perché sarebbe il settimo grado che è salito di un semitono ascendente, quindi è andato sì sulla nota Fa, perché questo è un Fa alla fin fine, a livello sonoro io ti direi Fa, vi direi Fa, però in realtà a livello teorico e tecnico non è un Fa, è un Mi diesis, perché il Fa ce l'ho già, ed è questo, questo è un Fa diesis, ed è diesis. Quindi la scala di Fa diesis maggiore è composta dal Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si, Do diesis, Re diesis, Mi diesis e Fa diesis. La chiusura è quella, con queste diteggiature. Ora, andiamo avanti, ce n'è un'altra ancora. Quindi abbiamo visto che un tasto bianco, in questo caso, può diventare diesis. Deve diventare diesis se vogliamo utilizzare la formuletta di due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Andando avanti, saliamo di una quinta dal Fa diesis e andiamo a finire sul Do diesis. La scala, qua indicata come Re bemolle, ma Do diesis, la scala di Do diesis maggiore è composta da che note? Da queste seguenti note. Le stesse di quella precedente, ma altera a sua volta il settimo grado di un semitono ascendente. Quindi avremo Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, il Si è diesis. Quindi questo non è più un Do calcolato come un Do, ma è un Si diesis. Per concludere col Do diesis. Tutti diesis, non c'è un tasto che non sia diesato, in questo caso si dice così. Abbiamo terminato la nostra prima parte del circolo delle quinte. Abbiamo così facendo eseguito tutte le tonalità con i diesis. Questa appunto è la scala di Do diesis maggiore. Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si diesis e Do diesis. Concluso tutte le sei e più tonalità con i diesis. Facciamo un riepilogo della situazione. Siamo partiti dal Do, poi abbiamo costruito la scala di Sol, che avrà un diesis, poi abbiamo costruito la scala di Re, abbiamo costruito la scala di La, sempre maggiore, abbiamo costruito la scala di Mi, abbiamo costruito la scala di Si, la suono qui, 6, abbiamo costruito la scala di Fa diesis e abbiamo costruito la scala di Do diesis. Ben 7 diesis in chiave. Interessante questa cosa. Ecco, queste erano tutte le scale con i diesis maggiori. Però ci sono anche delle scale con i bemolli. Andiamo a vederli da vicino anche queste, sempre parlando delle scale maggiori, con i bemolli questa volta. Per trovare le scale con i bemolli non saliamo più di una quinta, come facevamo, come abbiamo appena fatto per i diesis, ma scendiamo di una quinta. Quindi la prima scala che vi spiegherò con i bemolli sarà la scala di Fa maggiore. Mantenendo e conservando sempre, anche per le scale con i bemolli, la formuletta che è composta da due toni, un semitono, tre toni, un semitono, otterremo questa scala, una scala
che è identica a quella di Do, ma questa volta non va più ad alterare il settimo grado di un semitono ascendente, ma va ad abbassare, quindi andremo ad abbassare il quarto grado, non più il settimo, di un semitono discendente questa volta, e quindi otterremo una scala composta da queste note: Fa, Sol, La, Si bemolle. Eccolo qua il quarto grado, che se volevamo conservare gli stessi suoni di Do, era in questo caso Si naturale. Questa volta è abbassato di un semitono discendente e sarà Si bemolle, quindi la scala di Fa maggiore avrà un Si bemolle in chiave, quindi Fa, Sol, La, Si bemolle, in questo caso giro col pollice, Do, Re, Mi e Fa naturale, chiudo col Fa. Scala di Fa maggiore, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, sia nel salire che nel discendere, stesse identiche note, sia in modo ascendente che discendente. Quindi Fa, Mi, Re, Do, Si bemolle, La, Sol, Fa, chiusura. Ora andiamo avanti con le scale con i bemolli. Scendiamo di volta in volta, non più saliamo, ricordiamoci, cioè per trovare i bemolli si scende di quinta in quinta, in questo caso. Quindi dal Fa scendiamo di una quinta e andiamo a finire proprio sul Si bemolle, l'alterazione che avevamo nella scala precedente. Quindi la prossima scala, la scala che vi sto per spiegare, sarà la scala di Si bemolle maggiore. Ed è una scala identica alla precedente, quindi avrà il Si bemolle, ma questa volta col quarto grado abbassato di un semitono. Di volta in volta avremo sempre questo quarto grado che si abbassa di un semitono. Quindi sarà composta da ben due bemolli in chiave, il Si e il Mi bemolle. Andiamo a vedere come è strutturata. Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si bemolle. Ecco qui la nostra scala di Si bemolle maggiore. Sia così nel modo ascendente e le stesse note nel modo discendente, a retroso ovviamente. Andiamo avanti. Ora, discendendo di un'altra quinta, sempre scendendo, abbiamo la scala di Mi bemolle maggiore. Andiamo a vedere come è costruita questa scala. Stesse note della precedente, ma aggiungiamo il La bemolle. Perché il La bemolle? Perché è il suo quarto grado. Ecco qui che la scala di Mi bemolle maggiore avrà il Mi bemolle, il Fa, il Sol, il La bemolle, il Si bemolle, il Do, il Re e il Mi bemolle. Stesse note, al contrario, in modo discendente. Quindi sarà una scala composta da tre alterazioni in chiave. Il Mi bemolle, il La bemolle e il Si bemolle. In ordine sarà Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, perché questa è la sua progressione delle alterazioni che aggiungiamo di volta in volta. Andiamo avanti. Dal Mi bemolle che abbiamo appena fatto, si scende di un'altra quinta. Scala di La bemolle maggiore. Questa scala di La bemolle maggiore avrà quattro bemolli in chiave, perché anch'essa, sempre la solita regola, va a abbassare di un semitono discendente il quarto grado. Il quarto grado, che era il Re naturale, lo abbassiamo di un semitono discendente, diventa Re bemolle. Quindi sarà una scala composta da La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol e La bemolle. Quattro bemolli in chiave. Andiamo avanti, stessa formula, stessa regola, ma ci siamo capiti, è sempre quella il discorso della progressione anche del circolo delle quinte, che poi vi ricordo, andremo magari a vederlo, se me lo chiedete, in un video a parte, dove vi spiegherò in modo più dettagliato, ovvio. In questo video, se vi spiegavo anche il circolo delle quinte, diventava troppo lungo, troppo ricco di informazioni, dopo si fa fatica ad assimilarle. Ora, scendendo di una quinta, Re bemolle, scala di Re bemolle, avrà tutti i tasti diesis, quindi Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Do,
e re bemolle, cioè avrà tutti i tasti neri, quindi ben 5, se quella precedente ne aveva 4, questa ne ha 5, bemolle in chiave. Quindi ripetiamola, re bemolle, mi bemolle, fa, sol bemolle, la bemolle, si bemolle, do, re bemolle di nuovo per conclusione. E così anche al contrario, nella maniera discendente, stesse identiche note. Siamo arrivati a 5 bemolle in chiave, non abbiamo più tasti neri a sufficienza per fare altre, otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto per quanto riguarda i diesis. Quindi da ora in poi dovremo abbassare un tasto bianco su un altro tasto bianco per ottenere altri bemolli. Quindi scendiamo di un'altra quinta da questo re bemolle. Ecco qua la scala di sol bemolle maggiore. Questa in realtà, questa scala, l'abbiamo già vista. È una scala che chiamavamo fa diesis. E è le stesse note. Praticamente avrà un sol bemolle, un la bemolle, un si bemolle, un do bemolle, che è il quarto grado discendente, diventa do bemolle, ma in realtà è un si, a livello sonoro è un si. E possiamo, però a livello teorico, per costruirlo, dobbiamo chiamarlo si bemolle, perché il si ce l'abbiamo già, ed scusate, è un do bemolle, dobbiamo chiamarlo, perché il si ce l'avevamo già, ed era bemolle, quindi non possiamo avere due note che si chiamano nella stessa maniera. Quindi avremo sol bemolle, la bemolle, si bemolle, do bemolle, re bemolle, mi bemolle, e fa e sol bemolle. Eccola qui la scala di sol bemolle maggiore, che è identica alla scala di fa diesis maggiore, l'avevamo vista in precedenza. È identica come suono, ma non come concezione di realizzazione, perché quella di sol maggiore aveva tutti i diesis, e questa invece ha ben 6 bemolli. Ora, ultimissima scala, poi abbiamo concluso con le scale maggiori, sia con i diesis che con i bemolli, ed è una scala con ben 7 bemolli in chiave. Andiamo a vedere, quindi ciascun tasto sarà bemollizzato, lo chiameremo bemolle. Quindi dal sol bemolle si scende di una quinta, 3, 4, 5, ecco qui, e andiamo a finire sulla scala di si. Ma noi questa scala di si l'avevamo già vista, l'avevamo già trovata, era tra le ultime scale delle scale con i diesis. Quindi sarà una scala identica a quella di si maggiore con i diesis. Ma in realtà questo non è da pensare come un si. Questo è un do bemolle, non è un si. Quindi questa scala si chiama scala di do bemolle maggiore. Do bemolle, re bemolle, mi bemolle, fa bemolle, sol bemolle, la bemolle, si bemolle e do bemolle. Eccola qua, questa è la scala di do bemolle maggiore. Tutte 7 le note sono bemollizzate, non ce n'è una che è naturale. Ciò non vuol dire che sono tutti sui tasti neri, perché il do bemolle cade sul tasto bianco. Questo qui io lo chiamo do bemolle, non si come lo indica, perché il software non lo sa e quindi lo chiama si. Ma questo in realtà, in questo momento, pensando alla scala di do bemolle, è un do bemolle. Quindi do bemolle, re bemolle, mi bemolle, fa bemolle, sol bemolle, la bemolle, si bemolle e di nuovo do bemolle per conclusione. Ed è una scala identica, noi possiamo definire scala di si maggiore, non di do bemolle maggiore. O viceversa, una scala di si maggiore possiamo chiamarla di do bemolle maggiore. Perché a livello sonoro non cambiano le cose, cambiano a livello di costruzione, di come la pensiamo, la realizziamo noi. Benissimo, siamo arrivati a questa parte del video e siamo oltre alla metà di questo video e abbiamo concluso con la costruzione di tutte le scale maggiori, sia con i diesis sia con i bemolli. Andiamo a vederli più da vicino e una carrellata veloce per quanto riguarda quelle con i bemolli, come abbiamo fatto in precedenza con i diesis. Quindi siamo partiti dal do, che non ha alterazioni, questa è una scala modello neutrale, siamo scesi di una quinta, siamo andati a finire sul fa, siamo scesi di un'altra quinta, si bemolle, siamo scesi di un'altra quinta, mi bemolle,
siamo scesi di un'ottava quinta, siamo andati sul La bemolle, siamo scesi di un'ottava quinta, siamo andati sul Re bemolle, siamo scesi di un'ottava quinta, siamo andati sul Sol bemolle e infine siamo scesi di un'ottava quinta e siamo finiti sul Do bemolle, detto anche Si. Ecco, queste erano tutte le scale con i bemolli. Questa era la sua sequenza. Ogni volta che scendiamo di una quinta andiamo ad aggiungere un semitono discendente sul quarto grado, o meglio, andiamo ad aggiungere un'alterazione, cioè un bemolle, che si trova sempre alterando il quarto grado della scala di un semitono discendente. Spero e penso che questa regola man mano l'avrete capita, perché l'ho ripetuta questa formula di scala in scala. Ora, tutte queste scale maggiori sono state realizzate utilizzando sia l'ordine del circolo delle quinte, come ho detto in precedenza, e la sequenza dei vari intervalli di tono e semitono, quindi due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Con questa successione di gradi di tono e semitono possiamo costruire tutte le scale con i diesis e con i bemolli maggiori. Sono un bel po', come abbiamo potuto notare. Ora andiamo alla seconda parte del video per andare a costruire tutte e a vedere tutte le scale minori melodiche, naturali e armoniche. Bene, arrivati a questo punto del tutorial, è doveroso lasciare un piccolo spazio pubblicitario, fare un piccolo intervallo. Se è la prima volta che vedete questo mio video tutorial, vi state domandando chi sono, mi presento, nel caso in cui non l'avete intuito prima, sono un insegnante di musica, mi chiamo Gabriele Lattanzio e mi potete trovare, magari cercando anche su Google, a nome di pianista Gabriele Lattanzio. Trovate anche su altri miei canali social come Facebook, Instagram, LinkedIn, X, che era il vecchio Twitter, e chi più ne ha più ne metta, sono un po' ovunque. Troverete e potrete ascoltare le mie composizioni anche su Spotify, sempre cercando pianista Gabriele Lattanzio, o se preferite altri digital store. La mia musica è distribuita veramente in tutto il mondo grazie al web. Io direi che se siete anche interessate alle lezioni di piano individuali o collettive, sia online che a domicilio nella provincia di Monza e Brianza, potete farlo scrivendomi all'email che troverete in descrizione sotto questo video. L'indirizzo email è pianistagabriele@yahoo.it, oppure cercare di contattarmi tramite i miei canali social per ottenere maggiori informazioni. Ora, detto ciò, io vi ringrazio che se mi seguite, se condividete questo video, se vi sta piacendo, insomma, se anche se vi interagite con quello che sto pubblicando, e possiamo proseguire con la seconda parte di questo tutorial, dove affronteremo appunto le scale diatoniche minori, naturali, melodiche e armoniche. Ricolleghiamoci alle scale minori che abbiamo affrontato all'inizio di questo video. Abbiamo visto la scala di La minore, andiamo a suonarla in questo momento. La scala di La minore naturale. La ripassiamo, l'abbiamo già affrontata in precedenza. Abbiamo visto che la scala di La minore naturale è composta da tutti i tasti bianchi perché è detta relativa minore di Do maggiore. Quindi avrà tutti gli stessi identici suoni di Do maggiore. E ora abbiamo visto anche la scala di La minore melodica, nella quale siamo andati ad alzare di un semitono ascendente il sesto e il settimo grado nel salire, siamo andati ad abbassarlo nel discendere, nel moto discendente, proprio come una naturale, praticamente nel discendere ritorna come la scala naturale, minore naturale. E abbiamo affrontato anche la scala di La minore armonica arabeggiante, che ha il settimo grado alterato di un semitono ascendente sia nel salire che nel discendere. Detto ciò, noi possiamo applicare questa regola su tutte le altre scale. Ciascuna scala maggiore, che abbiamo visto poco fa, ha una sua relativa minore, quindi andiamo ad affrontarle
in questa maniera. Qua il tutorial si potrebbe anche concludere in questa maniera, perché ragionando per logica con le stesse distanze di intervalli di tono e di semitono e così via, e pensando alla sua relativa maggiore, possiamo costruirci tutte le scale relative minori, rifacendoci e basandoci sulle maggiori. Andiamo a vedere quindi la successiva scala, che è la scala di Mi minore. Perché ho scelto quella di Mi minore? Abbiamo scelto quella di Mi minore perché siamo sempre saliti su di una quinta, quindi abbiamo sfruttato sempre il discorso che facevamo anche con le scale maggiori, di quinta in quinta a salire. Anche perché la scala di Mi minore è la relativa di Sol maggiore. Quindi noi la prima scala maggiore che abbiamo visto dopo quella di Do è quella di Sol. Scendiamo di un tono e mezzo, andiamo a creare, appunto, a costruire una scala che parte dal Mi. Abbiamo individuato il Mi e quindi faremo una scala che, come il La lo era per il Do, anche questa, il Mi minore naturale, ha gli stessi identici suoni della sua relativa maggiore, cioè quella di Sol. Se ricordiamo, possiamo anche andare indietro in questo video e vedere come è composta quella di Sol maggiore, ma adesso la facciamo come esempio. Quella di Sol maggiore aveva il Fa diesis, o meglio, ha il Fa diesis. Quindi anche il Mi minore, rifacendosi alla sua relativa maggiore, avrà il Fa diesis. Stessi identici suoni della sua relativa maggiore. Andiamo a eseguirla. Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. E torno indietro sulle stesse note. La, Sol, Fa diesis, Mi. Ok? Quindi la scala di Mi è composta da questa Mi minore naturale, sottolineo naturale in questa sua forma, è composta dalle stesse identiche note della sua relativa maggiore. Ovviamente gli intervalli, la disposizione, come sono costruiti gli intervalli, è diversa, perché come avevamo ben distribuito gli intervalli nella scala di La, abbiamo la stessa distribuzione. Quindi abbiamo un tono, un semitono, tono, tono, semitono, tono e tono. Quindi è diversa dalla sua relativa maggiore, per come sono state, come le troviamo in sequenza. Proprio lo stesso ragionamento che avevamo fatto all'inizio del video, relativo al Do e relativo al La minore. Eccola qui la scala di Mi minore naturale. Ora la rieseguo e affronteremo la scala di Mi minore melodica. Stesso discorso che facevamo con il La. Quindi sarà identica a quella naturale, ma alzerà di un semitono ascendente il sesto, quindi il Do che era naturale diventa diesis, e il settimo grado, il Re che era naturale, diventa diesis. Quindi la scala di Mi minore melodica nella maniera ascendente, attenzione, Mi minore melodica nella maniera ascendente, avrà, oltre che la costante che è il Fa diesis in chiave, che rimane sempre diesis perché si rifà il Sol maggiore, avrà il Do diesis e il Re diesis alterato di un semitono ascendente nel salire. Quando andiamo ad eseguirla nel discendere, in moto discendente, moto retto discendente, annulleremo l'effetto delle due alterazioni transitorie che non sono costanti. Quindi la scala di Mi minore ha un'alterazione costante che è il Fa diesis, che prende in prestito dalla sua relativa maggiore di Sol. Fin qua seguitemi, mi raccomando, perché è un argomento molto articolato. Quindi ha un'alterazione costante che è il Fa diesis, che prende in prestito dalla sua relativa maggiore di Sol, ma due alterazioni transitorie che sono costruite sul sesto e settimo grado. D'ora in poi sarà sempre quello il ragionamento. Avremo sempre per queste scale minori melodiche le alterazioni transitorie sul sesto e settimo grado, alterate, che saranno alterate di un semitono ascendente, quindi diesis. Torneranno come la scala naturale nel modo discendente. Quindi una scala minore melodica eseguita nel modo discendente è uguale a una scala minore naturale. Anche questo possiamo considerare, anche questa
formula, questa regola. La terza scala che affrontiamo, ovviamente tutto questo si può fare anche con la mano sinistra e il discorso non cambia. E quindi la scala minore melodica, per confermarla, è composta da questi suoni: Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re diesis e Mi. Nel salire, nel discendere invece avremo il Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa diesis e Mi. La terza scala che andiamo a affrontare, appunto, è la scala di Mi minore armonica, quella un po' arrabbeggiante. Anche qua c'è la sua formuletta, che sarà una scala identica alla scala di Mi minore naturale, ma con la variante. Avremo il settimo grado e il Sol settimo grado, oltre che naturalmente le altre note che saranno uguali a quella di Mi minore naturale, sarà alterato di un semitono ascendente. Quindi andiamo ad eseguirla. Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do, Re diesis, ecco il settimo grado alterato di un semitono ascendente, e Mi. Questa alterazione crea un bel intervallo grande tra il Do e il Re diesis e fa questa, otteniamo questa sonorità un po' arrabbeggiante. Questa è una costante che rimane costante sia in maniera ascendente che discendente, a differenza della melodica che modulavamo sia nell'ascendere che nel discendere. Quindi il settimo grado alterato di un semitono ascendente sarà sempre alterato, sia che la suoniamo in maniera ascendente che la suoniamo in maniera discendente questa scala. Per sapere le varie distanze di tono e di semitono tra un suono e l'altro, possiamo rivalerci alla nostra scala modello di La minore armonica, della quale parlavamo all'inizio di questo tutorial. Ora non voglio ripetermi di volta in volta in ogni scala, perché già è un video molto lungo. Se poi mi ripeto nelle spiegazioni diventa lunghissimo e pesante anche nell'ascolto e nel capirlo. Quindi le tre forme, riassumiamole, abbiamo il Mi minore naturale con il Fa diesis, perché lo prende in prestito dalla sua relativa maggiore. Mi minore melodico, che avrà il sesto e il settimo grado alterato a salire e annulla l'effetto a discendere. E il Mi minore armonico, solo il settimo grado. Ecco qui che abbiamo affrontato la scala di Mi minore nelle tre forme. Andiamo avanti, sempre utilizzando il circolo delle quinte, eccetera, eccetera. Andiamo ora a vedere la relativa minore di Re maggiore, perché bisogna proseguire in questa maniera qua. O meglio, non è bisogno, è comodo proseguire in questa maniera qua, perché ci rifacciamo a una scala che già conosciamo, che già abbiamo affrontato in precedenza, oltre che rifarci sul circolo delle quinte. Quindi, oltre che saliamo di una quinta, ma abbiamo un riferimento, una scala di riferimento, che non è la scala, oltre ad essere la scala modello della scala di La, appunto, ma è anche il riferimento che ci rifacciamo alla relativa maggiore. Quindi, scala di Re maggiore, l'abbiamo affrontata parte del video, che avrà il Fa e il Do diesis. Scala di Si minore naturale avrà anch'essa il Do e il Fa diesis. Quindi sarà composta da Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si. Poi all'incontrario Si, La, Sol, Fa diesis, Mi, Re, Do diesis, Si. Questa è la forma naturale. Poi la forma melodica, stessa regola delle precedenti. Andiamo ad alzare il sesto e il settimo grado, oltre che mantenere le due costanti, che sono sempre il Do e il Fa diesis. Quindi la rieseguo. Solo nel salire avete visto che avrà il Sol diesis e La diesis, alterazione di un semitono ascendente. Annullo l'effetto nel discendere. Questa era la scala di Si minore melodica. Ora andiamo a vedere quella armonica arrabbeggiante. Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, che è una costante, Sol, La diesis, che è il settimo grado alterato. E Si.
Ok, adesso andiamo veloce di volta in volta sulle altre scale. Quindi abbiamo utilizzato la stessa regola. Per quanto riguarda la scala di Si minore armonica, abbiamo mantenuto le alterazioni costanti che sono state prese in prestito dalla sua relativa maggiore di Re e abbiamo alzato il settimo grado ascendente, appunto il settimo grado, quindi, e mantenuto sia nell'ascendere che nel discendere. Ecco le tre forme, andiamo veloce, le riassumiamo, le eseguo tutte e tre di fila. Si minore naturale. Si minore melodica. Si minore armonica. Si distingue bene quella armonica. Andiamo avanti. Abbiamo visto la relativa minore di Re. Ora, nelle scale maggiori avevamo dopo il Re, avevamo appunto abbiamo il La, andremo a fare, scendendo di un tono e mezzo dal La, andremo a fare ed eseguire la scala di Fa diesis minore. Eccola qua. Mi correggo. Mi correggo, scusate, perché la scala di Fa diesis minore appunto ha le stesse identiche naturali, ha le stesse identiche note della relativa appunto maggiore di La. Quindi avrà il Fa diesis, il Do diesis e il Sol diesis. Un po' più complessa da suonare questa, proprio perché partiamo da un tasto nero. Dobbiamo utilizzare anche delle diteggiature particolari. Quindi avrà Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis. Poi torniamo indietro nella stessa maniera. Questa è quella naturale, minore naturale. Ora andiamo a eseguire quella minore melodica. Come abbiamo potuto notare, in quella minore melodica abbiamo alzato di un semitono il Re, che è diventato diesis, e abbiamo alzato anche di un semitono ascendente il Mi, che è diventato Fa, che sarebbe Mi diesis, però, da pensare come Mi diesis, perché il Fa è la nota iniziale. Quindi noi nelle scale non dobbiamo mai avere una nota che si chiama come l'alta, come la precedente o come la successiva. Piuttosto utilizziamo le alterazioni. Quindi per questo motivo questo non lo chiamiamo Fa, seppure è un Fa, ma lo chiamiamo Mi diesis, perché il Fa ce l'abbiamo già ed è la nota, la fondamentale, la tonica della scala. Ed ecco qui la scala di Fa diesis minore. Andiamo avanti, Fa diesis minore melodico. Andiamo avanti con quel Fa diesis minore armonico. Ecco qui che la regola è sempre la stessa, ho alterato solo il settimo grado che è andato a finire sul Mi diesis, sia nel modo ascendente che nel modo discendente. Proseguiamo ancora e dopo la relativa minore di La avremo la relativa minore di Mi, che sarebbe un Do diesis, perché dal Mi dobbiamo sempre scendere di un tono e mezzo. Quindi scala di Do diesis minore avrà 4 diesis. Proprio come la scala di Mi maggiore. Quella di Do diesis minore, naturale, avrà questa forma qui. Ora eseguirò la scala di Do diesis minore melodica. Andrò ad alzare il settimo grado. Mai è quella la regola. Solo nel salire e nel discendere. Torna come quella naturale. Ecco che alzando il settimo grado il Si diventa Si diesis, anche se segnato come Do, ma questo è un Si diesis, proprio per le ragioni dette in precedenza. Quindi la scala di Do diesis minore melodica è composta da Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Do, Si diesis e Do diesis. Poi nel discendere
do, si, la, sol diesis, fa diesis, mi, re diesis, do diesis. Questa è la scala di do diesis minore melodica. Infine, quella armonica. Ecco che abbiamo sempre alzato solo il settimo grado, sia in maniera ascendente che discendente. Non vi sto più ora a dire le note, guardatele direttamente con il programma e pensate che a volte il programma dà una nota, dà il nome di una nota in maniera sbagliata per come va ragionata. Quindi se io parto da do diesis avrò sempre la sequenza do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Poi che il do sia diesis, che il re sia diesis, quello è un'alterazione della nota, però alla base avrò sempre questa sequenza di note, che sono note in scala. Ora abbiamo visto la relativa minore di mi, andremo a vedere la relativa minore della scala di si maggiore. Vi ricordo che la scala di si maggiore aveva ben 5 alterazioni in chiave, o meglio, ha 5 alterazioni in chiave. Dico aveva perché l'abbiamo affrontata in precedenza in questo video. Ora, la scala relativa minore di si maggiore sarà la scala di sol diesis, o la bemolle, in questo caso. Scusate. Stesse identiche note della sua relativa maggiore, perché questa è la scala di sol diesis o la bemolle minore naturale. Ed eccola qua, appunto. Ora andiamo a vedere la scala di la bemolle melodica. Ecco, qua viene una cosa molto interessante, adesso ve la spiego meglio. Qua dobbiamo, siamo obbligati ad alterare di un ulteriore semitono una nota che in precedenza era già alterata diesis. Quindi avremo un, andiamo ad affrontare un doppio diesis, andiamo a vedere come. Sol diesis, la diesis, si, do diesis, re diesis, il mi che diventa un fa ma è un mi diesis, il fa diesis, che in precedenza era il fa diesis, cioè nella scala relativa maggiore abbiamo il fa diesis, diventa fa doppio diesis, eccolo qui, che è un sol alla fin fine, però questo sol lo chiamiamo fa doppio diesis perché siamo saliti di due volte dal fa stesso, poi torniamo nel fa diesis nel discendere. Ecco che questa è una scala molto interessante da analizzare, la scala di sol diesis minore. Abbiamo affrontato e visto per la prima volta in questa occasione il doppio diesis, cioè alterare di un ulteriore semitono ascendente una nota che in precedenza era solo con un diesis, quindi l'abbiamo alzata di un ulteriore suono. Questa cosa si chiama doppio diesis, esiste anche per i bemolli, l'affronteremo più avanti. Dopodiché cosa avevamo? Dopo la scala di si avevamo la scala maggiore, avevamo la scala di fa diesis maggiore. Ora andiamo ad affrontare la sua relativa minore. Quindi dal fa diesis scendiamo di un tono e mezzo. Eccoci qua, andiamo sul re diesis minore. Scusate, ok. Questa è la scala di re diesis minore naturale. Ora andremo a vedere quella melodica. Cosa ho fatto? Ho alzato di un semitono il si che è diventato si diesis e ho alzato di un altro semitono il do, quindi do doppio diesis e re diesis finale, quindi abbiamo un do doppio diesis anche in questo caso, anche in questa scala avremo un do doppio diesis, torna naturale, scende di nuovo di un semitono nel discendere, appunto. Questa era la scala di re diesis minore.
melodica. E infine andiamo a affrontare la scala di Re diesis minore armonica. Avremo alterato sia nell'ascendere che nel discendere solo il settimo grado di un ulteriore semitono, quindi è un Do doppio diesis che va mantenuto anche quando andiamo a eseguirla nella maniera discendente. Ora cosa ci rimane? Ah sì, ci rimane la relativa minore naturale della scala di Do diesis maggiore. Questa era la scala di Do diesis maggiore, con ben 7 diesis in chiave, eppure la relativa minore, che sarà scendendo di un tono e mezzo, andremo sul La diesis, avrà le stesse alterazioni. Eccola qua, scala di La diesis minore. Beh, non è usatissima come scala. Questa scala di La diesis minore naturale, poi avremo la scala di Re diesis minore melodica. Abbiamo visto che abbiamo alzato di ulteriori semitoni. Vedete che ci sono dei tasti bianchi, sono tutti doppi diesis. O diesis. E poi quella minore armonica. Queste sono le note, la rieseguo. Sempre con lo stesso principio delle scale precedenti, quindi stiamo sempre giocando su, basandoci su una minore naturale che a sua volta si basa su una relativa maggiore, e la stiamo modulando alterando il sesto e settimo grado per quanto riguarda le minori melodiche, solo il settimo grado per quanto riguarda le minori armoniche, il sesto e settimo grado ascendente di un semitono solo nella maniera in cui la eseguiamo, cioè nel moto retto ascendente, torna come minore naturale nel moto retto discendente. Nell'eseguire la scala, quando andiamo a eseguirla verso il basso, dall'alto verso il basso, annulliamo appunto questo effetto. Ecco le tre forme e abbiamo terminato tutta la parte, seguendo il circolo, anche il circolo delle quinte, delle scale minori naturali, melodiche e armoniche con i diesis, quindi sono tutte diesate queste scale. Ora andiamo ad affrontare, come avevamo fatto in precedenza con le scale maggiori, quelle che utilizzano i bemolli. Quindi scendiamo dalla scala di riferimento modello di quinta in quinta. Ok? Torniamo quindi alla nostra scala modello, che era appunto da quella di La minore naturale, ok? E scendiamo di quinta in quinta. La successiva scala che affronteremo sarà appunto la scala di Re minore naturale, che non è nient'altro che una scala relativa minore di Fa maggiore. Utilizziamo gli stessi identici concetti, allora andiamo direttamente ad eseguirla, così abbreviamo anche un pochettino questo video che già si sta allungando ed è abbastanza lungo lì per sé. Allora, una scala di Re minore naturale è una scala che sarà identica alla sua relativa maggiore di Fa. Quindi avrà le stesse identiche alterazioni, ovvero se nel Fa maggiore avevamo o abbiamo il Si bemolle, la scala di Re minore ha anch'essa il Si bemolle. Ed ecco qui che è una scala composta dal Re, dal Mi, dal Fa, dal Sol, dal La, dal Si bemolle, dal Do e dal Re, sia nella maniera ascendente che nella maniera discendente. Le cose non cambiano, perché stiamo parlando appunto della scala di Re minore naturale. Ora andiamo a affrontare la scala di Re minore melodica e noteremo una cosa particolare che non abbiamo mai visto finora. Andiamo a vedere. Alzando il sesto grado di un semitono e il settimo grado di un semitono ascendente, otteniamo questa cosa, questo effetto che ne altera l'alterazione costante. Mi spiego meglio.
La scala di Re minore ha come alterazione in chiave, si dice la chiave armata, di un Si bemolle, che è un'alterazione costante. Ora, dato che il Si bemolle si trova sul sesto grado e noi per eseguire quella minore melodica dobbiamo alzare proprio il sesto grado oltre che il settimo grado, andiamo ad annullare temporaneamente l'effetto dell'alterazione costante in chiave. Quindi questo Si bemolle diventa un Si naturale, solo nella maniera ascendente. Torna bemollizzata nella maniera discendente, perché il bemolle in chiave quindi è una costante che dovrebbe essere sempre tale. Viene modificata solo in questo caso perché siamo obbligati ad alzare di un semitono ascendente il sesto e il settimo grado, come avevamo fatto con tutte le altre scale minori, minori melodiche. Ora ci rimane la scala di Re minore armonica. Andiamo ad eseguirla. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, che è una costante. Il settimo grado è il Do, che diventa diesis. Ed ecco l'effetto arabeggiante. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, diesis, Re. Quindi in questa scala avremo sia un Si bemolle, un'alterazione bemolizzata in chiave, che un'alterazione diesata, il Do diesis appunto. Quindi avremo sia un bemolle che un diesis nella stessa tonalità. Ecco le tre forme della scala di Re minore, relativa minore di Fa. Altra informazione utile che mi è sfuggita nel dirlo nelle scale precedenti minori, che una relativa scala minore si può ricavare sia scendendo di un tono e mezzo da una relativa maggiore, o viceversa, se dalla minore voglio ricavare quella maggiore, salgo di un tono e mezzo, non più scendo, ma salgo di un tono e mezzo. Ma possiamo anche ricavarla in un'altra maniera, trovandola sul sesto grado della scala maggiore. Perché, ad esempio, torniamo alla nostra scala modello di La. Il La si trova al sesto grado della scala di Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccolo qua. Quindi noi possiamo ricavare, capire qual è la relativa scala minore da una scala maggiore suonando la scala maggiore, e quando andiamo a trovare la nota sul sesto grado, quella sarà la nostra nuova nota di partenza per costruire le altre tre scale minori, naturale, melodica e armonica. Quindi stessa cosa facciamo con tutte le altre scale. Dal maggiore ricaviamo la relativa minore, o scendendo di un tono e mezzo, che secondo me è più sbrigativo da fare, perché si prende la tonica, si scende di un tono e mezzo, si fa prima, oppure la si trova sul sesto grado della scala. Anche questa cosa spero che sia ben chiara. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla relativa minore di Fa, che era un Re, è appunto un Re. Ora andiamo a trovare la relativa minore di Si bemolle maggiore. Questo è il Si bemolle maggiore. Passiamolo un attimino. Se siete arrivati a questo punto del video e non sapete come è fatto dalla scala di Si bemolle maggiore, dico ai ai ai, però cioè, perché è ben chiara come cosa, che può sfuggire, no, la costruzione delle scale. Andatevi a vedere quella specifica scala cercandolo nel video stesso, quindi andate indietro nel video. La relativa minore di Si bemolle maggiore è il Sol. Sol minore naturale, che adesso andrò a eseguire. E avrà come alterazione costante il Si bemolle e il Mi bemolle. Il Si bemolle perché lo prende in prestito dalla scala di Fa minore e di Fa maggiore, scusate, e il Mi bemolle perché lo prende in prestito appunto dalla scala di Si bemolle maggiore. Quindi è una scala con queste due alterazioni, sia nel salire che nel discendere. Ora andiamo avanti velocemente, stessa regola, moduliamo questa scala di Sol minore naturale, la trasformiamo in Sol minore melodica, andando a alzare il settimo grado. Ed ecco che otteniamo una scala che ha il bemolle diventa naturale,
ha un diesisi non in chiave, ma in modo temporaneo, abbiamo questa alterazione temporanea, quindi abbiamo sia il si bemolle che il fa diesis, questo nel salire, torna naturale nel discendere e ritorna il mi bemolle sempre nel discendere. Quindi in maniera discendente otterremo di nuovo il mi bemolle e il si bemolle. Questa è la scala di sol minore melodica con le sue due forme differenti. Ora andiamo a eseguire la scala di sol minore armonica. Anche qua è molto interessante questa scala perché che cos'ha di speciale? Avrà il si bemolle, il mi bemolle, ma anche un diesis, il fa diesis, quindi bemolle e diesis. Proprio questa distanza, questo intervallo molto ampio, crea e dà origine a questo suono arabeggiante, come dico spesso io. Quindi, ecco la scala di sol minore in tutte le tre forme, naturale, melodica e armonica. Andiamo avanti, ora questa era la relativa minore di si bemolle, ora dobbiamo andare a costruire la relativa minore di mi bemolle. La scala di mi bemolle maggiore è la seguente. La scala relativa minore è il do, do minore naturale. Composta proprio dalle stesse identiche note di mi bemolle maggiore. Ora, la formula che la rende melodica fa sì che si alza il sesto grado e il settimo grado di un semitono e va a riabbassarlo nella maniera discendente. Abbiamo notato questa cosa, questa scala di do minore melodica. E ora andiamo a eseguire la scala di Do minore armonica. Vedete che siamo sempre più veloci nell'eseguirla, nel costruirla, nel capirla anche, perché la regola si ripete di scala in scala. La scala di Do minore armonica fa sì che avrà solo il settimo grado alterato di un semitono. Eccolo qui. Andiamo avanti, ora la successiva scala sarà la relativa minore di quale scala? Scendendo di una quinta dal mi bemolle avremo la scala di la bemolle maggiore e la relativa minore che sarà la scala di fa minore. Questa è la scala di fa minore naturale. Notiamo che abbiamo ben quattro bemolli in chiave costanti, sia nel salire che nel discendere. Ora noteremo, costruiremo la sua forma melodica, alzando il sesto e il settimo grado e tornando a riabbassarlo nella maniera discendente, come tutte le altre scale, e ora eseguiremo la scala di fa minore armonica. Fa, sol, la bemolle, si bemolle, do, re bemolle, mi e fa. Abbiamo alzato di un semitono una nota bemollizzata, il settimo grado. Ecco qua la scala di fa minore armonica. Andiamo avanti, sempre più veloci. Abbiamo detto che abbiamo eseguito la relativa minore di La bemolle, scendendo di una quinta da La bemolle, andiamo a beccare il Do diesis. Scusate. Ben 5 diesis in chiave. Quindi andiamo ora a beccare, a costruire la scala di relativa minore di questo Do diesis, scendendo di un tono e mezzo. Eccoci qua. Sulla scala di si bemolle minore. Questa è la scala di si bemolle minore naturale. Andiamo a eseguire ora le altre, velocemente. Oh, scusate. Eccola qua, quella melodica. Quindi cosa ho fatto? Ho alzato di un semitono il sesto, il settimo grado e sono tornato nella maniera naturale, bemolizzata, nel discendere. Sempre stessa regola, insomma.
Ora vado a eseguire la scala di Si bemolle minore armonica. Ok? La potete vedere anche al rallentatore questo video. Se sto andando troppo veloce, potete rallentare questo video grazie alla funzione di YouTube. Basterà cliccare sull'ingranaggio e rallentare la velocità. Ok, questa era la scala di Si bemolle minore armonica. Andiamo avanti. Dopo il Do diesis abbiamo scendendo di una quinta, il Sol bemolle. Scusate. Ok, l'ho ripassata pure io. Relativa minore, facciamo lo stesso discorso. Mi bemolle. Perché scendendo, scusate, scendendo di un tono e mezzo, sì, andiamo sul Mi bemolle. Scusate ancora, questa un po' più. Ok, e questa è la sua forma, l'ho dovuta ripassare al momento pure io. Questa è la forma naturale. Questa è la forma melodica e questa è la forma armonica. Ed eccole qua tutte le scale relative minori, anche utilizzando i bemolli. Sono interessanti anche queste perché non è tanto imitare quello che ho fatto osservandola uno ad uno, ma anche capire come sono state formate, ricordarsi la regola, la sua successione di toni e semitoni, da come sono proprio costruite, le potete formare come se foste voi i compositori stessi, chi le ha realizzate. Quindi io spero, tra poco arriva proprio la conclusione di questo video, però spero che fin qui sia stato, è vero, è un bel po' lungo, ma molto chiaro. E adesso andiamo a tirare le somme per capire un po' cosa abbiamo affrontato in questo video e andiamo a concluderlo con un piccolo spezzone finale. Seguitemi. Ed eccoci qua, giunti finalmente alla fine di questo video tutorial. Devo fare però delle considerazioni importanti. Innanzitutto premetto che vi ringrazio se siete arrivati fin qui, anche se avete saltato diverse parti del video, è più che comprensibile, magari vi interessava solo una determinata tonalità, una determinata scala e quindi avete selezionato solo quella scala di vostro interesse. E a me fa più che piacere. Però, mentre stavo registrando questo video, mi sono accorto di una cosa molto importante che mi ha fatto riflettere, forse anche per questo che non ho trovato sulla rete, sul web, dei video simili a questo che ho appena realizzato, per una serie di motivi. Innanzitutto la lunghezza per la quale, la dedizione, il tempo che ci si impiega per realizzarlo, veramente c'è un duro e lungo lavoro, ma anche perché questo argomento che ho trattato, mi sono sentito di trattare, è un argomento molto che apre altri argomenti ed è da prendere con le pinze. Perché? Non è importante solo imitare quel che faccio da autodidatta, cioè magari qualche autodidatta mi imita la mia esecuzione e senza veramente comprendere il significato di imparare le scale e come andare proprio a costruirle in maniera autonoma. Si rischia di fare diversi errori, insomma, e magari di acquisirle in maniera sbagliata, senza nessuna persona che nessun insegnante che vi segue e fa una verifica di quello che state facendo. Inoltre, è un conto assimilare tutto ciò in maniera, sì, va bene anche da autodidatta, ma in maniera teorica, è un altro conto eseguirla. Quindi, sul lato dell'esecuzione, voi avete visto le mie diteggiature, la maggior parte delle scale le ho fatte con la mano destra, poi la mano di sinistra cambieranno alcune diteggiature, non abbiamo viste proprio da vicino vicino queste diteggiature qui.
Vanno affrontate proprio con un insegnante che guarda, segue, vede come impostate bene la mano, ascolta il suono, che il suono deve avere la stessa uguaglianza, ascolta la ritmica anche in cui potete eseguire queste scale, gli accenti che potete dare a ciascuna nota. Ci sono veramente infinite sfaccettature e cose davvero importanti da considerare, che un video non è sufficiente per ottenere ciò. Quindi il mio invito è: magari seguitelo, va benissimo, perché se no non lo realizzavo nemmeno, ma affiancandolo a un tutor, qualcuno, un insegnante, una scuola musicale, o perché no, se siete interessati potete anche contattare stesso me, che vediamo un attimino in base alla disponibilità, se riesco per proseguirvi in prima persona per vedere anche come verifica se l'argomento trattato l'avete assimilato nella maniera corretta e lo state eseguendo anche nella maniera corretta. Però non vorrei che, da bene che vorrei fare tramite questi miei video tutorial, parlo un po' in generale, fosse un dannoso se mal interpretato. Quindi questa è la mia considerazione doverosa che dovevo farvi. Inoltre, sottolineo, vi ringrazio davvero molto perché se siete arrivati veramente fino a qua su un video dove tratto un argomento del genere, vuol dire anche che la vostra passione, la vostra dedizione vi ha portato, a cogliere l'interesse e a voler approfondire questo determinato argomento. Niente, con questo è tutto, io vi ringrazio nuovamente e vi invito a seguirmi se non l'avete fatto, a commentare, a condividere i miei contenuti in generale e a seguire il prossimo video che ci sarà prossimamente. Magari sceglieremo altri temi più leggeri anche di questo. Ciao e al prossimo video dal vostro pianista Gabriele Lattanzio.